Lo scenario è che la situazione è sicuramente in questo momento, diciamo, a un punto critico, perché la curva dei contagi non accenna a diminuire, il numero di cittadini che purtroppo ci lasciano per Covid è più o meno stabile sui numeri oramai da qualche giorno, e il dato più negativo è che c'è un aumento dei ricoveri in ospedali, sia nelle terapie intensive, nelle subintensive e nei reparti di degenza ordinaria. Quindi sicuramente ci stiamo avviando a un punto critico. È indispensabile quindi a questo punto mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre il contagio. Il distanziamento è nella vita, ormai è un anno che diciamo sempre la stessa cosa, addirittura sembra che le misure di distanziamento si siano raddoppiate, da un metro si è passato a due metri. E aderire alla campagna vaccinale. Noi non abbiamo alternative in questo momento al vaccino. Capisco che molti cittadini abbiano paura di questo, abbiano paura di questa situazione, abbiano paura di notizie, però l'EMA ha smentito, insomma, ha detto che non c'è nessun rapporto di causa-effetto tra la somministrazione del vaccino dell'AstraZeneca e gli eventi luttuosi che si sono verificati. L'Inghilterra rappresenta un laboratorio aperto dove milioni di cittadini si sono vaccinati con un'incidenza di danni veramente molto bassi, perché io credo che bisogna affidarsi alla scienza in questo momento e seguire quelle che sono le indicazioni. La vaccinazione è l'unico strumento che abbiamo a disposizione per tornare a una vita normale.